Arrivati, o cercherete un punto di mediazione, visto che ad ANIS e sindacati a uno piace e all'altro non piace? Allora, credo che noi eravamo arrivati di un testo che andava in seconda lettura, cioè stava per essere approvato. Al suo interno c'era già stata un'ampia mediazione sia con le categorie economiche ed infine con quelle sociali su alcune perplessità nella sua applicazione. Nella fase finale che si andava in votazione vi erano delle richieste di ulteriore valutazione da parte di alcune organizzazioni economiche, ma in particolare dei liberi professionisti. È evidente che non è che si torna col testo dicendo che è bloccato, torniamo a dire abbiamo un prodotto veramente arrivato in fase molto avanzata di valutazione. Riesaminiamola, se ne hanno ulteriori valutazioni rifacciamo. C'è un elemento che sicuramente ci aiuterà nell'approvare in seconda lettura: alcuni aspetti andavano rimandati a decreti delegati e molti avevano paura che, non potendolo riapprovare in tempo visto le elezioni, ci fosse un elemento di incertezza. È evidente che oggi approveremo riforma più decreti e quindi molti di quegli aspetti di dubbi noi siamo convinti che saranno superati. Poi, se accorre un ulteriore confronto, penso che la segreteria delle finanze e tutto il governo si metterà ovviamente al tavolo per farlo. Cioè, diciamo che il testo base è quello, chiaramente ci sono, perché anche dal confronto, al dibattito in commissione, c'è con le modifiche all'ultimo momento, quindi magari qualche cosa c'è. Poi giustamente, come diceva anche Mazza, ci sono alcuni aspetti che erano legati ai decreti, c'era tutta una parte che avevamo messo che riguardava gli interventi per promuovere gli investimenti, quindi su quello, per esempio, se facciamo un provvedimento ad hoc è chiaro che non va lì dentro, quindi alcuni aspetti no, saranno da modificare, ma diciamo che l'ossatura essenzialmente è quella, insomma, non ci sono ristesure da fare in toto. Io però vorrei una risposta diretta sulla commissione di